Martedì prossimo arriverà nell'aula del Consiglio regionale un progetto di legge che punta a sostenere gli interventi del superbonus e ad aiutare le imprese. La regione Abruzzo scende in campo per disincagliare i crediti che sul territorio ammontano a circa 800 milioni di euro. E lo fa dopo aver ascoltato le varie associazioni, ANCE, Confindustria, ANIEM e CNA, e mettendo concretamente a disposizione le sue principali società controllate come TUA, ATER, ARAP, SAGA e i vari consorzi. Mi auguro che martedì si riesca a far giungere in aula l'approvazione di questo progetto di legge. Ahimè, i crediti sono 800 milioni di euro stimati e chiaramente il superbonus, che è partita come un'idea assolutamente positiva per il paese in una fase post pandemica, ha poi esasperato nel bonus facciate, nell'accesso a questa misura, creando questa mole impressionante di crediti incagliati. Ora, non è che la regione possa risolvere un tema che è nazionale e per alcuni versi europeo, ma certamente deve provare a fare quello che può, e quello che può è appunto mettere a disposizione con un sistema che sarà coordinato dalla nostra società La Fira tutti i crediti fiscali che ci provengono dalle nostre società partecipate o controllate. La regione scende in campo anche in un momento in cui si sono accesi diversi contenziosi. Sì, purtroppo ce ne sono tanti in corso e siamo molto preoccupati per quelli che possono arrivare. Io credo che il governo farà una qualche azione che alla fine dovrà comunque aiutare a risolvere questo tema, perché il tema c'è e non possiamo far finta che non ci sia. Nel frattempo noi facciamo la nostra parte. Ed è un esempio che, insomma, deve essere in un certo senso inserito anche in un contesto nazionale, un esempio che l'Abruzzo sta dando. Ma sì, l'Abruzzo è stata antesignana su questo tema, siamo partiti molto molto tempo prima di altre regioni, nel frattempo sono arrivate anche il Piemonte, il Lazio e in quota parte la Basilicata. E questo è possibile anche perché il presidente Marsiglio ha raccolto il grido d'allarme, comunque proveniva dalle associazioni di categoria, da tanti cittadini e da tante imprese, e cercheremo di fare la nostra parte al meglio.